Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti, e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono solo i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia e superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». La tentazione da dove viene? Come agisce dentro di noi? L'Apostolo ci dice che non viene di Dio, ma delle nostre passioni, delle nostre debolezze interiori, delle ferite che ha lasciato in noi il peccato originale. Da lì vengono le tentazioni, di queste passioni. È curioso, la tentazione ha tre caratteristiche: cresce, contagia e si giustifica. Cresce, incomincia con un'area tranquilla e cresce, e se uno non la ferma, occupa tutto.